estate! Adesso siamo tornati a svuota la spesa di casa mia. Oggi, allora, vi faccio vedere. Ho preso come verdure sempre i finocchi, le carote. Questa volta le ho prese così, non in sfuse. Poi ho preso il mio gattino, questa, più alcune piccole, queste qui. Queste sono al pesce e queste sono col pollo. Poi ho preso queste qui per il cane, per Sissi, Sissi è di mia nipote, però l'ho abituato a prendere queste qui ogni sera alle 6, ogni sera alle 3 lui esce, viene qui e le prende. Ho preso questo qui per la lavastoviglie, che devo metterlo, che l'ha finito, il sale, e questo qui finish per lavarla. Poi ho preso due Rio al salmone al naturale. Per domani a mezzogiorno ho preso il pollo allo spiedo con due alette e io faccio le patate al forno perché è consueto la domenica mangiare tutti assieme. Nel senso, non so come spiegare, la domenica si mangia tutti assieme, così. Poi ho preso le uova, sei uova della Despa. Ho preso il latte Despa per mio papà, ne ho presi quattro, perché a lui piace questo qui. Aspetta, vediamo. Ok, ho preso altra verdura. Ho preso le coste che erano in offerta a 99 centesimi al chilo, quindi ne ho prese un po'. Poi ho preso per mia mamma un po' di uva bianca, un po' di kiwi e per mio papà le banane. E qui ho preso dei zucchini da fare la minestra o insomma la sera. Poi preso queste qui a mia mamma, guardate che belle, sono le zucche di Halloween. Sono con la marmellata e dietro il cioccolato. Devo mettere in frigo perché qui in casa fa scaldo. Io mi sono presa l'olio che l'avevo quasi finito. Ho preso il pane. Ho preso questo tipo qui di pane perché non c'era quello fresco. Ho preso una Urbana Vogliczek, questa qui l'ho presa all'Euro Spin, questa qui, e ho preso, no, queste invece sono pane alla zucca, si vede, no? Che è giallo, per mia mamma. Poi io mi sono presa le olive verdi, queste qui grandi all'Eurospin, quindi ho fatto una bella scorta. Poi all'Eurospin ho preso anche questi qui,
questi tonni qui al Mediterraneo per mio papà che gli piacciono. E al Mediterraneo, sì, questi ne avevo preso. Poi gli ho preso lo sgombro, questo qui, sempre per mio papà e per mia mamma, insomma, dipende come li mangiano. Poi ho preso, avevo lo spirito, queste che non ci sono bene, un altro, questo è alla messicana, e ho preso questi qui da fare. Mettiamoli qui, sono 6, non li metto tutti su perché non ci stanno. Sono 6. Poi di fresco ho preso i gnocchi alla zucca. Il formaggio, questo qui, per condire la pasta, la minestra, quelle cose lì. Lo yogurt per me. Questo yogurt per mia mamma. Uno è le fibre e al kiwi, e l'altro le fibre e frutti di bosco. Poi ho preso i booster per mio papà, anche da mangiare mio papà. Ho fatto tutta la spesa per voi. Questi qui sono yogurt che mangia mio papà. Ne ho presi. Li ho presi alla prugna e cereali, pere cereali e bianco cereali e kiwi cereali. Li ho presi un po' fruttati questa volta. Poi mi sono presa il latte per me, latte Calmia. Oddio che caldo, c'ho la stufa accesa qui. Ho preso salame per mio papà, tacchino per mia mamma e mortadella sempre per mio papà. E il formaggio normale, quello che mangiamo noi. Oddio, sono tutta rossa. Qui fa caldo. Adesso, non ho ancora finito. Poi ho preso, questa volta ho preso tutte le verdure da lavare, le insalate da lavare. Adesso non so, per me ho preso la scarola e l'iceberg, e per mia mamma e mio papà un altro tipo che devo mettere subito in frigo perché sennò scendono queste. Io non ho ancora. Ah sì. Poi sono andata a Lidl, ho preso queste qui, questa pasta per Halloween, biscottini, così li assaggia mia mamma e anch'io. E questi qua, i Kinder. C'erano altra tanta roba, ma quella surgelata, ma era tutta impanata e non fa bene. E ho preso anche le mie mele. Quindi qui è tutta la mia spesa. Avrò speso in tutto sui 100, perché tra un posto e l'altro sui 120, 130 più o meno.
Sentite il gatto che vuole entrare. Io sono in un sudore pazzesco, perché qui con la stufa che va a manetta, no mamma, no? E quindi io faccio i sudori. Dovrei farlo. Ma ok, vi saluto adesso, spero che vi sia piaciuto. Questa qui vale dura per un altro po'. Vi saluto, vi mando un bacio, vi ringrazio. E se vi è piaciuto lasciate un like, se non vi è piaciuto mettete un dislike e commentate. Tanto so che commentate. Adesso aspetta che devo spegnere.